L'opera in un atto del celebre compositore ed operista Giacomo Puccini, il Gianni Schicchi, col libretto di Giovacchino Forzano, farà rivivere l'ex convento francescano dei Frati Minori di Castilenti, un edificio dal grande valore storico e artistico, edificato nel 1598 dai baroni di Castilenti per radicare il loro potere sul territorio, con un'opera di grande prestigio, ricca di stucchi ed affreschi. La scenografia ideale quindi per la trama dell'opera pucciniana, che verrà rappresentata domenica 27 luglio alle ore 18. L'organizzazione è a cura di Castellarte in collaborazione con l'Istituto Musicale Spontini e l'Associazione Venti Dio Basso di Ascoli Piceno. La concertazione e la direzione al pianoforte sarà curata dal maestro Massimiliano Caporale. Questa è veramente un'opera importante, poi è importante al di là dell'opera pure il fatto di rilanciare e far vivere questo convento, il convento dei Frati Minori che risale al 1500, ricostruito proprio nel 1500 sui ruderi di una vecchia abbazia benedettina risalente intorno all'anno 1100. E il convento è stato restaurato una quindicina di anni fa, però di fatto oggi viene poco utilizzato. L'amministrazione comunale e tutti quelli che poi stanno collaborando a quest'opera credono che sia una delle cose migliori proprio per farlo rivivere il convento. Poi Gianni Schicchi, Puccini la prese come una burla, perché Gianni Schicchi è un personaggio inserito da Dante Alighieri nella Divina Commedia, è una burla che parla di una eredità contesa. Io invito tutti a venirla a vedere perché oltre alla musica di Puccini, che è un grandissimo compositore, poi c'è da divertirsi.